Amiche ed amici di Pachino Cam News, un buongiorno. Oggi siamo qui al porticciolo Marzamemi, sopra il pontile, insieme all'ingegnere ambientale Mallia, per vedere a che punto sono arrivati i lavori di bonifica così tanto eclamati da tempo. E in effetti, come stiamo vedendo sul molo, vi è tanto materiale che è stato tratto dal fondale. Ci dica, ingegnere, a che punto sono i lavori? Allora, questa è la seconda fase dei lavori, perché noi la bonifica l'abbiamo fatta all'inizio per posizionare i colpi morti. Abbiamo fatto una prima pulizia del fondale e tutti i materiali che abbiamo trovato nell'area dove posizionare i colpi morti. Fatto ultimato l'ancoraggio dei puntini, messi in sicurezza, verificati, ci stiamo dedicando a pulire lo specchio acqueo, sia per evitare che le imbarcazioni dei pescatori e dei diportisti vadano praticamente a prendere tutte le cime che sono sul fondo, i pezzi di metallo, fil di ferro, plastica, bottiglie, batterie, tutti gli oggetti che hanno, diciamo, altre persone negli anni hanno lasciato sul fondale. Praticamente abbiamo scoperto che c'è una vera e propria discarica, è una discarica come quelle che ci sono, le classiche discariche urbane. Ce l'abbiamo praticamente nel centro storico di Varzea, però nessuno lo sapeva e adesso le immagini parlano perché l'abbiamo trovato anche Che cosa avete trovato nello specifico nel fondale? batterie di ogni genere, sia le batterie stilo, quelle che si usano per le torce, per le radio, anche le batterie dei cellulari, batterie di telecamere, credo che qualche turista abbia lanciato proprio o abbia perso i cellulari, perché abbiamo trovato anche cellulari con la scheda dentro. E poi abbiamo trovato le batterie delle auto, delle barche, quelle ce ne sono tantissime, bottiglie con la benzina dentro, bottiglie con l'olio dei motori dentro. E poi ci sono tantissimi pezzi di motore, cioè dall'alternatore, dal motorino d'avviamento, qualsiasi oggetto che fa parte di un'imbarcazione. E plastica, tantissima, copertoni di auto, ne abbiamo tirati fuori almeno 27, solo nella parte più vicina al molo, però lo specchio acqueo è grande e ce ne sono ancora tantissimi. In più abbiamo scoperto pure che, adesso lo faremo vedere con le immagini, che ci sono praticamente lo strato di sabbia, limo, nei primi 10 centimetri è totalmente inzuppato, pieno di catrame e oli, che negli anni si sono accumulati. Quindi praticamente qualsiasi forma vivente nell'acqua ha difficoltà a vivere perché c'è questo strato di bitume che si è depositato negli anni. Ma quindi, scusi, ma allora diciamolo, la nascita di questo pontile, perché molti, insomma, siete stati criticati perché si è fatto questo pontile qui alla Balata per il discorso ecologia, ma cioè, alla fine ha portato invece alla resumazione di tutto il questo. pontile, dobbiamo ricordare che è un sistema utilizzato per ormeggiare le imbarcazioni in sicurezza. Già ne stanno soffrendo qualcuno come. Sì, potete già vedere che Già ne stanno i pescatori, vedendo. Facciamo vedere. giustamente devono lavorare, lavorano magnificamente, sono già ormeggiate alcune imbarcazioni sul pontile. E niente, non hanno nessuna difficoltà, stanno lavorando. Ieri un peschereccio grande si è avvicinato anche al molo in sicurezza, assieme a un altro peschereccio hanno caricato le reti, hanno fatto i loro lavori che Senza alcun giustamente problema. assolutamente, anzi hanno avuto la possibilità di poter ormeggiare in sicurezza le imbarcazioni a prua sul pontile, cosa che prima non potevano fare perché non avevano nessuna possibilità di ormeggiare, praticamente per poter migliorare il carico e scarico dei loro mezzi che servono per la pesca, ecco. Quindi qualcuno si è ricreduto sulla nascita di questo pontile? Alla fine parlo con i fatti, alla fine sono giuste le critiche, sono giuste le manifestazioni, io non ho criticato nessuno, non voglio criticare. Quello che dico è soltanto che noi, se siamo qua, abbiamo avuto le autorizzazioni, stiamo cercando in tutti i modi di migliorare la situazione del porto, sia per la sicurezza che per la pulizia, ma non solo del fondale, ma anche della banchina, perché la ditta è sempre responsabile dell'area. Perché un concessionario ha degli obblighi, con la Regione Sicilia, quello di tenere in sicurezza l'area e soprattutto di tenere pulita l'area. Si parlava della nascita di alcune strutture qui sul molo, tipo uffici. Possiamo smentire o veramente verranno fatte queste Allora, specie di gabbiotti? sul progetto, c'è specificato bene quello che dovremmo fare ed è stato autorizzato e serve solo per migliorare la logistica. Solo e esclusivamente per dare la possibilità di lavorare in sicurezza agli operatori. In conclusione, sempre il discorso bonifica, per
quanto tempo ancora durerà, diciamo, i lavori qui al porto? Oggi completiamo la bonifica del fondale, poi autorizzati in futuro faremo altri interventi, se ci vorranno altri interventi li faremo, però sempre con le dovute autorizzazioni, perché quando mandiamo i sub in acqua dobbiamo avere giustamente l'autorizzazione della Guardia Costiera, perché gli operatori subacquei devono lavorare in sicurezza. Quindi c'è un'ordinanza che vieta nelle fasi di lavorazione di far avvicinare i mezzi non autorizzati. Se si deve avvicinare un pescatore, ci avverte a noi e lo facciamo tranquillamente uscire dal porto in sicurezza. Bene, da Pachino Cam News, quindi dal porticciolo Marzameme con l'ingegnere Mallì, è tutto. Da Ivan Sortino, ciao, alla prossima.